Non è stata una passeggiata il primo giorno di scuola in Piemonte. La campanella è squillata regolarmente. Oltre 539.000 alunni si sono seduti in classe per iniziare un nuovo anno insieme ai loro insegnanti. Ma alcune aule sono rimaste senza docenti. Manca in poche parole il personale e, ovvio pensarlo, le delusioni e le arrabbiature si moltiplicano. Le delusioni sono quelle da parte di studenti e genitori che si ritrovano momentaneamente orfani delle figure che li guideranno nel loro percorso formativo. Le arrabbiature appartengono soprattutto ai dirigenti scolastici che in queste ore cercano di far quadrare i conti nel tentativo di non ridurre l'orario scolastico stesso e non stipare le classi. Fatto sta che, come spiegano direttamente gli interessati, la riforma della buona scuola, che pur ha sistemato decine di migliaia di persone che hanno finalmente trovato un posto fisso, ha messo troppi aspetti insieme, con una confusione d'inizio anno che proprio non ci voleva. E comunque per alcuni docenti che hanno superato le ostilità di commissioni spesso troppo severe, oggi si aggiunge una beffa: non possono insegnare perché per loro non c'è posto. Solo nei giorni scorsi, da un incontro tra sindacati, presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino e assessore all'istruzione Gianna Pentenero, era emersa una carenza di organici di 553 unità a fronte di un incremento di circa 1000 alunni. I presidi lamentano il fatto che l'anno scorso era stato chiesto loro di lavorare sull'organico potenziato ed oggi non è stato attuato nulla di quello che era stato domandato. E mentre dall'ufficio scolastico assicurano che entro ottobre tutte le cattedre saranno coperte, le criticità si riscontrano a più livelli. Pure il personale ATA è ridotto, con inevitabili disagi nei plessi scolastici.